Siamo qui su sportsmall.it, versione TV su YouTube, con Pierluigi Marzorati, presidente dell'Ecole Lombardia, ultimamente anche in veste romane, perché ha ricevuto questo importante riconoscimento dal CONI nazionale, dato, consegnato dal presidente Matteo Renzi e dal presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Quale sensazione? Beh, sicuramente ricevo la stella d'oro del CONI è una riconoscenza molto importante, anche io molto modestamente ho detto metà va riconosciuta ai miei compagni di basket, sia del club, della nazionale, che mi hanno consentito di ottenere determinati risultati, e l'altra metà al CONI Lombardia, che mi ha dato questa opportunità di coordinare uno staff di persone dove veramente stiamo facendo delle cose belle, importanti, e quindi questo, se vogliamo, è anche un impegno per fare sempre meglio, sia attraverso la scuola dello sport, sia gli eventi, e soprattutto in prossimità di questa esposizione universale che ormai è alle porte, ma non dimenticherei anche la candidatura per le Olimpiadi 2024, che è una candidatura paese, non più città. Lei come la vede da ex grande campione del basket, se ci fossero avvenimenti qui a Milano e in Lombardia, da presidente del CONI Lombardo? Sull'Olimpiade? Sì. Vabbè, ah, chiaro, cioè un'Olimpiade, sempre un'Olimpiade, questa fortuna, secondo me dobbiamo assolutamente vedere di incontrarci sia con regioni che comuni, che sono i due interlocutori nel percorso per organizzare la candidatura, che scadrà appunto a settembre del 2015. Io non ho parlato con Malagò, però prima di aspettare che Malagò ci dica ma possiamo fare questa disciplina, quest'altra disciplina, secondo me dobbiamo provarci per vedere che impianti ci servono per il quotidiano, per fare Milano effettivamente una città dello sport, europea dello sport, una capitale dello sport. Quindi, secondo me, tanto per essere pragmatici, uno stadio di calcio, il Milan mi sembra che sta operando su questa strada, ci serve un velodromo per sei giorni, abbinato magari all'atletica, per fare delle manifestazioni continentali o mondiali di settore dell'atletica, con FIDAL, e sicuramente un palazzetto dello sport di 12-15 mila posti per ospitare le partite di Eurolega di Armani, che mi sembra sta andando molto bene, e che sicuramente può essere una struttura poi per l'Olimpiade, per il torneo di basket, il torneo di volley, il torneo di ginnastica, il torneo di pugilato. Quindi c'è bisogno di una struttura del genere, e non credo che Roma abbia bisogno di questo tipo di struttura, perché la Virtus Roma, tanto per parlare di cose pratiche, di basket gioca, visto là i risultati della squadra quest'anno, gioca in Viale Tiziano, e quindi non beneficia nemmeno del Pala Eur, che è un impianto, secondo me, che può servire, molto attrezzato per un'Olimpiade. Però per fare un secondo Roma non ha senso. Da Milano, se il dottor Cavassi chiude il forum, siamo stati in piano. Certo. Si parlava non più... poi ovviamente sì. Aggiungiamoci l'idroscalo, che magari con un piccolo maquillage di qualche milione di euro può essere una struttura veramente importante per l'Olimpiade, però per quanto riguarda il canottaggio e altri sport dell'acqua. Si parlava però, presente anche prima dell'estate, col presidente Maroni della Regione Lombardia, che l'area di Expo potrà essere utilizzata alla fine dell'esposizione universale per lo sport. Ma siccome, ripeto, proprio il pragmatismo, so che il Milan porta avanti i discorsi di realizzare lo stadio Portella, no? Appunto, il velodromo, lo stadio, il palazzetto di 15.000 posti, vogliamo esagerare, parlare della piscina olimpica, vogliamo esagerare del palazzo del ghiaccio per l'Hockey Milano, vogliamo esagerare anche uno stadio di atletica leggera di 10.000 posti, perché non possiamo dire che l'arena, no? È un po' datata, quindi credo che queste 4-5 strutture possano essere le strutture importanti all'interno di Expo. Certo che poi bisogna mettersi d'accordo anche il costo dell'area, quindi voglio dire, facile dire, se una struttura sportiva non genera mai il reddito come può essere una residenza, un commerciale, un terziario, per cui è uno standard pubblico, e quindi bisogna che lo prendiamo, non dico gratis, ma quasi. E come presidente regionale, qual è l'augurio di Natale dell'anno nuovo per il 2015 che arriva? Beh, allora, facile, no? Abbiamo questa esposizione universale, un'opportunità per incontrare 140 nazioni. Stasera facciamo questa cena di Natale con parecchie federazioni che sono presenti, e dobbiamo trovare la quadra per presentarci per Expo in una maniera adeguata e far vedere quello che è lo sport italiano, soprattutto lombardo.